Buongiorno da questa luce rossa stile autunno halloweeniano. Ormai vado in fissa con questo periodo. Scusate se sentite parlare, sono io che mi ero già messa all'editing del video, se no non riesco a far uscire un video al giorno e non posso neanche abbassare perché ho già dato un primo montaggio e adesso lo sto facendo andare, quindi quando sento che c'è il silenzio devo intervenire perché devo mettere la musica. Mamma mia che luce rossa! Sono le 7:15, io e Mire siamo sveglie dalle 5:30, abbiamo fatto colazione insieme, oggi va un pochettino meglio e oggi ho deciso di farvi vedere la mia nuova, chiamiamola morning routine o pulizie routine. Aspettate però perché ci sono io che mi sto dando fastidio da sola. Un pochettino quelle che sono le mie pulizie, quelle prima di andare a lavorare, ecco. Diciamo che ho cambiato orario nuovamente, quindi vado a lavorare per le 10, quindi ho fortunatamente tutto il tempo di sistemare casa al mattino e niente, senza troppi indugi, senza troppe perdite, ulteriori perdite di tempo, io direi che possiamo iniziare. Che mai, sono le 8:15 e io ho praticamente finito. Questa è la routine che sto facendo tutte le mattine per quanto riguarda almeno questo mese qui, perché sapete che le routine cambiano con me e indubbiamente sicuramente cambiano anche con voi in base ai vostri impegni, in base ai vostri ritmi. Le mie routine di questo mese sono così, quindi mezz'ora di aggiustata casa, mi passate il termine, aggiustata casa, dai, sì, ci sta, quindi mezz'ora di sistemazione, pulizie, quindi passata al bagno, letto, spolverata super mega veloce. E per quanto riguarda la parte extra, oggi ho fatto solo quei due vetri della stanza bagno, come avete visto, e stop. A differenza di un tempo dove a rotazione una volta alla settimana facevo la stanza intera extra a fondo, non so se vi ricordavate, il lunedì facevo il bagno, lo facevo a fondo, il martedì la camera la facevo a fondo, quindi muri, ragnatele, cambio letto, passavo i vetri, lavavo i mobili, ecco, no, ho rallentato un pochettino il ritmo perché in questo periodo non ce la faccio e poi soprattutto per questo mese, vi ripeto, le routine cambiano e si modificano in base a noi. Quindi ecco, oggi la parte extra sono stati solamente quei due vetri. Quindi sono le 8:15, io ho praticamente finito, cioè abbiamo impiegato all'incirca mezz'ora. Laddove io avessi avuto da stirare, adesso in questo momento avrei ancora avuto il tempo di stirare e mettere via le cose.
però non devo stirare, quindi posso dire per oggi di avere ufficialmente finito e non mi resta che mettere su praticamente il pranzo per 1000, o meglio, devo sentirla perché in realtà ci sono ancora degli avanzi di ieri, devo solo vedere 1000 cosa vuole mangiare, ma ha dimenticato il telefono a casa, quindi insomma, perché ieri sera mi aveva detto che avrebbe mangiato quello, però poi capita che nella mattinata cambia idea come tutti. Infatti ogni tanto dico, cioè, cosa prepariamo a fare il menù se poi mi cambi idea? Però è normale, ed è giusto così, se no poi finisce che diventiamo schiavi di quello che è il menù, per quanto io continuo a sostenere che comunque sia organizzarsi ed avere un menù serve indubbiamente a velocizzare e portarsi avanti. Ed ovviamente se andiamo al supermercato, spesa mirata e andiamo a risparmiare. Bene, io spero di avervi fatto un po' di compagnia, di avervi dato un pizzico di motivazione, di aver risposto a delle vecchie domande. Quindi sì, le routine per quanto mi riguarda non sono sempre le stesse perché cambiano in base a noi, in base alle nostre esigenze, in base al nostro tempo, in base anche al nostro umore e in base alla nostra voglia. Però cerchiamo almeno di sforzarci e di sfruttare almeno mezz'oretta al giorno per fare almeno le cose base e far sì che la casa rimanga in ordine. Io vi mando un abbraccio grande, vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima.